Siamo con Walter Cannatelli, bandiera del Pucetta e non solo, anche di tutto il calcio marsicano. Walter, dunque, domenica si arriva alla 30ª giornata del girone A di promozione con il Pucetta che sta stupendo tutti quanti, però adesso non deve rallentare sul più bello. C'è il match contro il Fontanelle, partita che, nonostante queste tre sconfitte consecutive, potrebbe ancora riaprire i giochi per un sogno che avrebbe dell'incredibile. Come hai detto tu, è un sogno molto che sa dell'incredibile, però noi il nostro sogno già l'abbiamo, diciamo, realizzato, e cioè è stato quello della salvezza. Adesso ci sono rimaste 5 partite e puntiamo a cercare di vincere tutte e 5 per, come dici tu, cercare di giocarci ormai questi playoff. Con tutte le nostre forze, tendiamo il tutto per tutto, anche se domenica siamo consapevoli che ci spetta una partita difficilissima con una delle squadre, secondo me, più forti del girone. Però noi sappiamo che in casa, sul nostro campo, siamo molto forti perché conosciamo bene il campo e perché diciamo, sappiamo sfruttare bene le nostre potenzialità e ce la metteremo tutta per fare i 3 punti. Queste tre sconfitte affilate, quella di Piano della Lente, poi quella con il Tossicia e l'ultima appunto di domenica scorsa, qual è stata la causa principale di questi passi falsi? Guarda, ti dico, Piano della Lente siamo andati a giocare che mancavano 7-8, diciamo, giocatori titolari, però senza nulla togliere ai ragazzi che hanno giocato, che hanno fatto benissimo. La partita l'abbiamo giocata, poi abbiamo preso quel gol e non siamo riusciti, diciamo, a riprenderla. Le altre 2 partite forse sono state un po' più, secondo me, un calo di, come posso dire, un calo di forze, un calo di tensione pure, perché la nostra squadra gioca molto sull'agonismo, molto sulla cattiveria, su queste cose qua, e secondo me in queste partite, diciamo, più che altro le ultime due, queste cose sono venute a mancare. Quando, diciamo, a una squadra come la nostra ci togli l'agonismo, la cattiveria e anche un po' di compattezza del gruppo, della squadra stessa, ecco qua che soffriamo, senza ovviamente togliere poi gli errori tecnici che abbiamo fatto. Quello ovviamente quando si perde ci sono anche quelli là, però ecco, se la nostra squadra giocava come ha giocato, diciamo, il resto delle partite, con quella cattiveria, con quella compattezza, ripeto, questi due fattori che sono fondamentali, e domani, domenica, secondo me dobbiamo mettere questo in mezzo al campo, avremo sicuramente, cioè, anche fatto risultato a queste altre partite. Vincere con più di un gol di scarto sarebbe fondamentale per il Pucetta perché aggancerebbe proprio il Fontanella in classifica, però la supererebbe per quanto riguarda gli scontri diretti e anche un eventuale pareggio del San Gregorio nel match contro il Luco, insomma, vedrebbe avvantaggiato sempre il Pucetta nella classifica avulsa. Quindi domani la determinazione la farà da padrone. Sì, domenica sicuramente, come ti ripeto, noi dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, perché penso che sia, come ti ho già detto, l'ultima possibilità di raggiungere questo sogno che hai detto tu. E quindi mettere in campo agonismo, cattiveria sportiva e tutto, insomma, tutto quello che abbiamo sarà fondamentale, anche perché, come hai detto tu, c'è Luco che va a San Gregorio, quindi nel calcio tutto può succedere. Il miracolo noi l'abbiamo fatto, adesso proviamo a farne un altro. E infine, che messaggio ti senti di dare ai tuoi compagni di squadra, soprattutto ai più giovani magari, che forse si sentono un pochino demoralizzati? Ma guarda, noi abbiamo parlato in settimana, quindi io insieme a tutta la squadra abbiamo già ritrovato la serenità, e ai più giovani posso dire soltanto di stare tranquilli e di giocare con la massima tranquillità e di giocare con la massima anche cattiveria sportiva. Anche perché se non ci metti un po' di agonismo, gli avversari poi
ti passano sopra, quindi i ragazzi devono capire questo: il calcio è sacrificio, il calcio è abnegazione, spirito di squadra. Loro devono capire che se vogliono giocare a calcio devono cacciare qualcosa in più. Quindi dico solamente di darci una mano a noi un po' più vecchi a raggiungere questo obiettivo, perché loro sono il futuro e loro sono la forza del calcio, sia presente che futuro. Cosa si sente di promettere Walter Cannatelli? Perché questo è l'ultimo anno, l'ultima stagione. Se dovesse concludersi con, non lo diciamo adesso, con questo risultato che sarebbe veramente la ciliegina sulla torta su una carriera fantastica. Ecco, cosa prometti? Una cena per tutti? Sì, già abbiamo parlato con i miei compagni, con la società. A fine campionato faremo una cena per tutti e speriamo di farla come si dice, nel miglior modo possibile. Tutto qua. Poi, se mi permetti, volevo ringraziare tutti, perché la società del Pucetta sono 2 anni che sto qui e mi ha trattato veramente, mi sono sentito no a casa mia, ma di più, e devo dire che a poche società mi sono trovato bene come Pucetta. E poi, ecco, in primis voglio ringraziare il presidente Roberto Cotturone, perché è stato con me, è stata veramente una persona, devo dire, speciale. Poi ringrazio il direttore sportivo Ugo Peditta, Fabio Di Salvatore e poi, ovviamente, cosa più importante, il gruppo, la squadra, il mister Gianluca Giordani, che veramente è qualcosa di più di un allenatore, è stato per me. E poi il gruppo, che veramente siamo una squadra, non una squadra di, se dire una squadra di calcio è poco, secondo me siamo proprio una famiglia, e questo secondo me ha fatto sì che abbiamo raggiunto il primo obiettivo e adesso proveremo a raggiungere anche quell'altro.